Finalmente andiamo a scoprire la presunta data di uscita ufficiale del nuovo iOS 17 per iPhone ed iPad. Prima di iniziare, scarica iAppZane, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire l'Apple News sul tuo iPhone e non solo, ma anche sconti, sfondi e assistenza. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a parlare di iOS 17, andremo a scoprire la presunta data di rilascio ufficiale e poi andremo a scoprire tutte le ultime novità trapelate in questi ultimi giorni, perché è uscita la beta 6 che ho installato ovviamente come al solito, abbiamo eseguito i test e vi faccio sapere ovviamente tutte le piccole ed importanti novità del caso. Ma andiamo per ordine e parliamo di data, perché secondo le ultime informazioni il presunto Apple Event, dove Apple presenterà i nuovi iPhone 15 e 15 Pro, dovrebbe tenersi il 12 settembre. Verrà annunciato fra qualche settimana, quindi siamo in attesa, ma se l'evento dovesse tenersi appunto il 12 settembre, il 18 di settembre dovrebbe essere rilasciato il nuovo iOS 17. E quindi se il 18 arriva iOS 17, nella stessa settimana ovviamente ci sono anche i preordini dei nuovi iPhone, giorno 22 dovrebbe tenersi il Day One in tutti gli Apple Store d'Italia. Ovviamente attendiamo la conferma di Apple, vi ricordo che si parla di presunte date in base alle uscite che dovrebbero esserci come ogni anno, perché Apple rispetta sempre una tabella di marcia per chi non lo sapesse, quindi sapendo una cosa possiamo sapere tutte le altre. Quindi aspettiamo intanto la conferma dell'Apple Event, che arriverà, ripeto, nelle prossime settimane, e una volta scoperta quella, questa presunta data sarà confermata oppure no. Ma adesso andiamo a scoprire tutte le ultime novità del nuovo iOS 17 Beta 6, che aggiunge diverse novità, funzionalità anche sui nostri iPhone. Ora, prima di parlarvi delle novità, non parlo più di prestazioni perché siamo arrivati a livelli più che accettabili e superiori ad iOS 16. Con iOS 17 siamo alla beta 6, ne mancheranno una o due prima della versione ufficiale, quindi fondamentalmente non vi devo dire nient'altro per quanto riguarda le prestazioni generali. Per quanto riguarda la durata batteria, posso lamentarmi e come, perché siamo agli stessi identici livelli di iOS 16 e quindi la merda. Ma andiamo ad analizzare le singole novità. Prima novità, una cosa molto strana: Apple sposta il tasto di chiusura della telefonata, che quando noi utilizzavamo per chiudere appunto una chiamata si trovava prima sulla destra, adesso è nella parte centrale, viene messo nella parte centrale del nostro iPhone in basso, per la prima volta obiettivamente in stile Android. Poi, altra novità, sono state aggiornate le forme mostrate tramite la funzione di monitoraggio e miglioramento dell'umore quotidiano, che ovviamente vedremo con le prossime generazioni di iOS, anche perché, cioè, si parla ovviamente di iOS 17.1 già, i primi test sono in corso, confermano le varie fonti, e una delle novità dovrebbe essere proprio questa, questo monitoraggio con l'aggiunta anche dell'app Diario, che purtroppo non è ancora disponibile neanche all'interno delle versioni in beta di iOS 17. Non abbiamo potuto fisicamente provare questa applicazione, ma Apple ce l'ha solo mostrata. La stessa Apple sul sito Apple aggiunge una dicitura che cita proprio che queste funzioni saranno disponibili poi in inverno, e quindi dopo sicuramente ottobre o novembre 2023. Altra novità, nuova splash screen per l'applicazione foto su iPhone, che mostra ovviamente le piccole ma importanti novità come album nei widget foto, album di animali domestici, eccetera eccetera, in modo tale da farci sapere bene o male quali sono le novità appena apriamo, una volta installato iOS 17, questa applicazione, no? Altra novità, aggiornati gli sfondi da iOS 16 ad iOS 17 all'interno della sezione impostazioni sfondo e illuminazione, in modo tale che ovviamente anche all'esterno si vedano i nuovi sfondi, perché Apple se l'era scordato e aveva lasciato quelli di iOS 16. È uscita a giugno, vabbè. Altra novità, stavolta su Apple Watch, ma ovviamente visibile anche sull'applicazione Watch all'interno di iPhone, migliorata la colorazione di una specifica watch face arcobaleno, che adesso presenta delle sfumature di colori molto più intense. Altra novità, modificata la visualizzazione delle ricerche all'interno di App Store. Apple stravolge App Store, ma solamente per quanto riguarda il tasto cerca, perché se noi adesso ricerchiamo un'applicazione all'interno dell'app App Store, troviamo sicuramente un cambiamento
evento che vi mostro in questo momento. Possiamo notare infatti un nuovo design, un nuovo stile, le recensioni sono messe sulla sinistra, mentre il nome del produttore dell'applicazione è messa al centro e poi ci dice anche a che categoria e classifica appartiene sulla destra. Stessa cosa se entriamo all'interno dell'applicazione, c'è anche qui questa barretta che viene leggermente modificata, molto carina, molto più flat e almeno non prende tutta la pagina, e possiamo vedere più applicazioni in un'unica stessa schermata. E abbiamo poi le ultime due novità. Una novità riguarda l'app Messaggi e iMessage, ma purtroppo noi non lo utilizziamo tantissimo, quindi neanche ve la sto a dire. In Italia purtroppo lo usano migliaia di persone, non milioni, quindi lasciamo perdere. Ma Apple aggiunge all'interno dell'app Foto una novità per ritagliare velocemente le nostre fotografie. Lo si poteva già fare, ma quando facciamo adesso uno zoom su una specifica foto ci appare anche il pop-up che ci dice che il tasto ritaglia è abilitato. Quindi noi apriamo una foto, basta fare uno zoom con le dita per posizionarla come vogliamo e in quell'istante ci apparirà il ritaglio rapido. Ci sono però tre funzionalità che purtroppo non arriveranno con iOS 17.0, ma molto probabilmente con iOS 17.1 a ottobre-novembre. Sto parlando di tre funzioni nello specifico, ovvero l'app diario, ne abbiamo parlato prima, purtroppo non arriverà nella versione ufficiale base, quindi la 17.0 fra qualche settimana, e non è disponibile neanche a noi sviluppatori, ripeto. Abbiamo poi la seconda funzione che non vedremo ancora, ovvero le playlist collaborative, cioè playlist create in modo tale che possono essere viste da altre persone, ma direttamente su Apple Music. E ultima, ma non meno importante, forse la più importante fra queste tre che Apple rimuoverà, è il trasferimento dati via AirDrop, ma utilizzando la rete internet, perché se non abbiamo una connessione vicina in questo momento con il dispositivo nelle vicinanze, continuerà semplicemente con la connessione dati, cioè iCloud dal server contatterà l'altro dispositivo, il nostro dispositivo, e anche se non siamo nelle vicinanze e non stiamo più scambiando il nostro dato AirDrop, una foto, un video, eccetera eccetera, anche a distanza verrà completato. E questa funzione è fondamentale soprattutto per il mio lavoro, maledetta Apple che non la fa uscire subito. Ma quindi l'aspettiamo, sono queste le tre funzioni che purtroppo non vedremo nella release principale che uscirà, ripeto, forse il 18 settembre. Ovviamente ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutte queste novità della beta numero 6, se anche voi sperate nel 18 per iOS 17 e ovviamente se seguirete o meno con noi fra poco il nuovo Apple Event del 12 settembre, lo scopriremo, ma intanto vi lascio qui sotto in descrizione il link del canale Twitch, dove ovviamente ci sarà come ogni anno la diretta di presentazione dei nuovi iPhone, quindi vi aspetto come sempre. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per applezane.net e ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.